anche nei giorni scorsi sui tavolini, la gente proprio ha paura di fermarsi, deve riabituarsi un po', cioè, hanno questo timore proprio che non passa, non è fatto di uscire e consumare, non entra proprio, non nei negozi, non nei pari, non c'entra proprio. Ormai è la televisione, ci ha messo capo. Ora se non si ripete qualcosa per televisione, man mano che si alleggerisce, man mano, devono convincerci come hanno messo la paura, la devono togliere. Sì, ci sono? Perché ho chiesto un'altra farmacia, mi hanno detto che non c'era. Quindi l'hanno date non a tutte le farmacie, l'hanno date. Tutte dipende. Per rinnovare prima la ricetta e poi e per questa qua, pure questa qua. Vabbè, allora le dico e poi facciamo. Grazie. Questo qua si può dare la morte. Il codice? Hanno gli stessi clienti, gli stessi depositi, e quindi chi ha avuto la mascherina, chi sta aspettando di riceverle. Io ne ho prenotate 2000 15 giorni fa, mi hanno dato 7 giorni lavorativi, sono passati 15 giorni. Leggevo stamattina che Arcuri ha firmato un nuovo protocollo per farcele arrivare entro questa settimana. Auguriamoci. Arrivederci. Buona giornata. Vi siete organizzato bene? Sì, sì.
Veniamo bravi. In piena regola. Ah? In piena regola. Che costi avete avuto per tutte queste? Abbastanza elevato, siamo andati tutti. Noi ragazzi qua già qui in Italia abbiamo tolto il camice, ma tutti i clienti indossano un camice qua dentro. E allora poi viene sanificato il posto, come tra poco ti faccio vedere. Chiara, mi dai un pochettino la cena? Sono disponibili le mascherine? No, disponibili non ce ne sono disponibili, mi dispiace. Qualcosa è arrivato la settimana scorsa, ma è già terminato. Quindi non so se le consegne li effettuano a tutte allo stesso tempo. Noi ne abbiamo avute, le ripeto, la settimana scorsa 50 e abbiamo finito in poche ore. Per troppo adesso, poche, stamattina diciamo. Niente ancora. Ogni tanto arriva qualche pacco da 50, però. Stamattina è arrivato a me. Ma perché